Buongiorno a tutti, per chi non mi conosce io faccio parte di un gruppo di avvocati dalla parte dei lavoratori che hanno costituito nel 2017 l'associazione Comma 2 Lavoro e Dignità. Diceva Luigi, ogni volta dobbiamo ricominciare da zero e diciamo io effettivamente mi ritrovo in questo rilancio sempre da zero. E vorrei comunque parlare di un tema che purtroppo ci costringe ancora una volta a ritornare su un argomento che come avvocati dei lavoratori ritenevamo oramai assodato, acquisito, ed è il tema dell'accesso al lavoro, dell'accesso alla giustizia dei lavoratori e in particolare in quello che noi vediamo ogni giorno essere scardinato è il principio dell'articolo 24 della Costituzione che poi si va praticamente a collegare con altre normative che vengono pure violate. Diciamo che è un po' sotto gli occhi di tutti e non soltanto degli addetti ai lavori il degrado che in questi anni ha subito il processo del lavoro. C'è stata una legislazione che indubbiamente ha precarizzato i rapporti di lavoro, questo insomma già comunque a partire dal pacchetto Treu. Poi ci sono state le leggi Maroni, Berlusconi e da ultimo le leggi Renziane che di fatto non soltanto hanno precarizzato il rapporto di lavoro ma hanno praticamente ridotto, e questo io lo vedo praticamente tutti i giorni, quasi a schiavitù il lavoratore è schiavo perché in un primo momento per poter accedere al lavoro e quindi lavoro bene comune che sicuramente è un diritto costituzionalmente garantito, ma subito dopo praticamente lo vediamo chiuso, ingabbiato in una serie di rapporti che gli riducono sempre più gli stessi diritti. Assistiamo a varie manovre, tra cui quelle per esempio della costrizione alla firma di verbali di conciliazione che sono delle vere e proprie estorsioni negoziali, e questo avviene quando il lavoratore deve chiaramente poter continuare il rapporto di lavoro. Le abbiamo chieste le nullità di questi verbali, per esempio ci capita durante vari processi, ma troviamo oramai anche da parte della magistratura del lavoro una sostanziale avanzata di una giustizia di classe che penalizza i lavoratori. E ritorniamo ancora una volta al punto di partenza del lavoro come bene comune e della difesa del rapporto di lavoro del lavoratore. Oggi come oggi al lavoratore viene in qualche modo impedito l'accesso alla giustizia e di qui la violazione dell'articolo 24. Perché viene impedito l'accesso alla giustizia? Per un fatto economico, perché il lavoratore praticamente è costretto comunque nel caso in cui non superi tutto il nucleo familiare gli euro 34.000, che significa praticamente quasi alla sua soglia di povertà, a versare allo Stato praticamente un contributo unificato. Perché dicevo prima, e mi trovo con quello che diceva Luigi, ogni volta ritorniamo praticamente a parlare delle stesse cose, ripartiamo da zero o da meno uno addirittura, perché il legislatore del 73 nella legge 533 all'articolo 10 aveva previsto la totale gratuità del processo. Questa norma negli anni è stata praticamente modificata, di fatto viene abrogata, ed è per questo che noi sia come associazione sia con l'idem sentire rispetto al comitato, rispetto alle altre associazioni e soprattutto a questa iniziativa odierna, riteniamo che il tema dell'accesso al lavoro del lavoratore come gratuito e così come previsto la legge 73 debba essere un tema, altrimenti il lavoratore non potrà difendersi. Altro aspetto, e comunque costituisce comunque un aspetto della stessa medaglia, è il problema della condanna di spese. Perché? Perché non soltanto il lavoratore ovviamente deve affrontare dei costi per accedere alla giustizia, ma ci troviamo di fronte praticamente ad un problema che riteniamo oramai veramente patologico, che è quello della condanna di spese. L'articolo 92 ovviamente aveva governato il principio della soccombenza e poi c'è stato anche un intervento
recente della Corte Costituzionale, a cui chiaramente abbiamo partecipato anche come avvocati di Comma 2 dinanzi alla Corte di legittimità, e in realtà il giudice, diciamo, delle leggi ha detto sì, bene, l'articolo 42 del codice di procedura civile va chiaramente interpretato così come era stato scritto, cioè vale a dire con un minimo di saggezza e di prudenza nella condanna del lavoratore alle spese. Esiste il principio della soccombenza, secondo il quale chiaramente se io perdo pago, però era anche vero che si prevedeva questo comunque, diciamo, negli anni 80, negli anni 90, comunque voglio dire fino a qualche anno fa, fin quando chiaramente non c'è stata poi questa modifica in pennis dell'articolo 92, che c'era, diciamo, la compensazione delle spese, nel governo delle spese, cioè il magistrato del lavoro doveva rendersi conto che la parte negoziale debole tra i due contraenti nel processo era indubbiamente il lavoratore e dall'altra parte c'è un datore di lavoro. Inutile raccontarvi la vera storia della modifica dell'articolo 92 perché non voglio tediarvi, ma è chiaro che gli avvocati delle lobby avevano chiesto espressamente che si invertisse il trend e che comunque venissero condannati i lavoratori alle spese. Però cosa accade oggi? Che un lavoratore che per esempio deve affrontare in giudizio una causa di licenziamento diciamo che ritiene fondata, si vede magari condannato nella fase sommaria del rito Fornero un pagamento di spese che torna ai 1500 euro, poi fa l'opposizione perché ritiene di avere comunque ragione, sempre quel giudice del lavoro, in alcuni casi sempre lo stesso, scrive le stesse cose e lo condanna a pagare per esempio 2000-2500 euro, dopodiché il lavoratore fa l'appello, in appello praticamente si può arrivare anche a 3000 nel caso di condanna, insomma un lavoratore licenziato oggi si vede ad affrontare una spesa, considerato poi che ci potrebbe essere il giudizio per Cassazione, anche di 8000-9000-10000 euro. Ci sono dei colleghi, per esempio a Milano, che quando arrivano in appello in una situazione del genere conciliano la causa per evitare che il lavoratore possa comunque, voglio dire, dover impegnare o comunque fare un'apertura di credito presso una Fildomestic per difendere i propri diritti. Ora questo è veramente, diciamo, il punto sul quale comunque dobbiamo riflettere e intervenire anche dal punto di vista legislativo. Grazie.